Allora, tachicardia, svenimento, tremori muscolari, più purtroppo disturbi mentali. Continuo a pensare che non sia neurologico. Dio ti benedica. Ha perso moglie e figli per non smettere di regalare i soldi. Ha perso la moglie perché lei non accettava di essere ricca sfondata. Non lo beve neanche lei il caffè. Lo bevi, non lo bevi. Il punto è che te l'ho dato, quindi siamo pari. Pari? Era un regalo, era un gesto insignificante. Non mi dovevi proprio niente. Il punto era tutto lì. Perché? Perché? Sì, perché? È lei quella pazza. Quindi uno che regala tutto quello che ha agli estranei è sano. Una che non vuole avere nulla dagli estranei è pazza. Tu non sei un'estranea e con la tua visione perversa del mondo vuoi imporre una componente neurologica a un episodio ovviamente cardiologico. I tuoi non ti hanno amato abbastanza, quindi devi dimostrare la tua superiorità. Oppure ti hanno amato troppo, quindi devi dimostrare la tua umiltà. O è senso di colpa da ricca. Io punto sull'ultima. C'è una lista di farmaci che possono aver causato quei sintomi. Non spenderebbe per i farmaci quando ci sono degli orfani senza TV via cavo. Comunque ora dovrebbe stare meglio, non peggio. Potrebbe anche essere poliarterite nodosa. Ma comporta un rash. Ecovirus. Iros. L'ecovirus corrisponde ai sintomi. E può causare, anche se non sempre, cambiamenti di personalità. Tutti d'accordo? Cominciate gli antivirali. Adams, quando lo curerai, lui starà meglio e gli sarà passata la sindrome del buon samaritano. Lo dovrai a me un caffè.